Ventesima giornata del campionato di eccellenza positiva per la Val di Nievole Montecatini che ha battuto 2-0 il Castelnuovo Garfagnana. Dopo un primo tempo di studio con occasioni da gol per entrambe le squadre pari a 0, nella ripresa la formazione termale è salita in cattedra dominando gli ospiti soprattutto da un punto di vista tecnico-tattico. Come in un incontro di pugilato, Falivene e compagni, ben messi in campo da mister Marcelli, hanno prima lavorato ai fianchi l'avversario, colpendolo duro una prima volta con fede ad inizio secondo tempo, poi, senza subire quasi niente, hanno atteso il momento propizio per piazzare il colpo del KO con Hamza Malì, che di fatto ha chiuso il match. Con questo successo i valdinievolini hanno difeso egregiamente il terzo posto mantenendo le distanze, ben 4 punti, dall'attacco della Pro Livorno, il tutto in attesa dello scontro diretto in programma domenica prossima. È stata una partita difficile, nel primo tempo eravamo un po' contratti, forse un po' nervosi, comunque anche loro non hanno fatto male, però diciamo che poi nel secondo tempo siamo venuti fuori, oltre alle due reti potevamo farne anche delle altre, secondo me c'era anche un rigore clamoroso su un fallo di mano, però siamo contenti, abbiamo raggiunto quota 40 e quindi dovremmo essere salvi, siamo contenti. È stata una partita molto difficile e abbiamo combattuto fino all'ultimo. E la squadra ha reagito molto bene dopo i due pareggi che ci sono stati nelle partite passate e adesso bisogna cercare di dare il massimo come sappiamo fare e andare avanti. Sapevamo che era una partita dura, che ci voleva pazienza, è stato bravo il mister, è stata brava la squadra a seguire le sue direttive e con pazienza giustamente è venuta fuori la squadra più forte oggi, vittoria meritata, un complimento a tutto l'ambiente e andiamo avanti così. Partita molto difficile, abbiamo fatto una grande gara, non era facile contro un avversario che si chiudeva bene dietro e abbiamo fatto una buona partita e non abbiamo subito gol per l'ennesima partita e quindi questo ci fa onore.